Ragazzi e ragazze, ragazzo, in realtà sono già sveglio da un po', ho già pranzato, solo che mi sono rimesso un attimino a letto perché mi è venuto un po' di freddino, ma dobbiamo alzarci per andare a comandare anche in questa ennesima giornata toscana. Innanzitutto voglio andare di là perché devo fare skincare. Raga, perché ieri sera mi sono addormentato senza struccarmi, senza fare niente e adesso ho tutti tipo i pallini, insomma mi sento un po' un casino. Quindi faccio skincareina, mi pulisco bene il viso, la faccia, qualsiasi cosa, mi ripreparo e oggi ripasseremo nuove 24 ore insieme perché ieri. Se vi ricordate, ciao Cristiano da Piccino che ha fatto la cresimina. Oh, questa era la comunione. No, secondo me era la cresima. Sì, bellino! Ciao Cristiano che vince i regionali e va sul giornale per karate. Vabbè. Comunque, stavo dicendo, se ieri vi ho parlato, questa è la mia vecchia camerina, raga. Vi ho parlato di quando comprerò la macchina nuova e comunque l'abbiamo super giù scelta, ok? E tutto sarà rimandato a quando ritornerò a riportare la macchina che sto usando adesso. Oggi vi devo parlare di un'altra cosa. Vabbè, ve lo dico subito, tanto ci sarà il titolo che spoilererà tutto. Non so se vi ricordate che io ho un'altra casa oltre a questa qua, ma in quella casa diciamo che. Cioè, quella casa non viene utilizzata come dovrebbe, ok? E siccome c'è da farci un po' di lavori perché effettivamente, diciamo, l'ho comprata ma non l'ho mai ristrutturata, l'ho lasciata un po' così perché poi sono andato a vivere a Milano, è da un po' di tempo che parlando o comunque pensando, voi sapete che io ho un po' così. Questa idea magari di tornare verso la Toscana a vivere per lasciare Milano? Ecco, allora vi dico subito, no, non torno in Toscana, almeno per il momento, però ho intenzione e ho pensato e sto parlando anche col mio babbo in questi giorni che sono qui di sistemare completamente quella casa. Raga, la voglio ristrutturare. Se posso, voglio sapere su per giù un po' quanto mi costa, un po' prezzi così, se è possibile fare quello che voglio fare io, perché siccome quella casa comunque è abbastanza grande, vorrei crearci una stanza per i video, ok? Perché io ogni volta vengo in Toscana, a parte questa settimana di Pasqua che sono stato comunque tantissimo, io ogni volta che vengo in Toscana ci devo stare 2 o 3 giorni, insomma è sempre una toccata e fuga, perché non so come fare i video, ok? Così non mi piaccio, non ho le mie luci, non ho le mie cose, e quindi torno poi sempre su a Milano perché appunto voglio fare i video, voglio pubblicare, insomma voglio lavorare, no? Nel migliore dei modi. E quindi mi sono detto, ma scusa, ma io ho una casa che praticamente non utilizzo io. Ristrutturiamola, facciamo che la rifaccio come voglio io, con mio gusto, e così ci creo, tra le altre cose, nella ristrutturazione anche una stanza per farci video che la dedico come studio mio, così ogni volta che torno non solo posso stare anche lì, no, perché voi sapete che, ok, la famiglia, ok, carina, però. Ho bisogno anche dei miei spazi, ma se ho bisogno di fare dei video, non devo aspettare di tornare a Milano, ma lo posso fare direttamente là. Quindi, nuovo obiettivo sbloccato di questa mia, presenza qua in Toscana, un po' più lunga rispetto al normale, perché oltre al fatto della macchina, devo parlare e sentire e guardare il fatto di questa casa, di come sistemare questa casa. Quindi oggi, ragazzi, ragazze, ragazzo, insieme a me verrete a vedere
come sistemare, se possiamo sistemare, come la vorrei fare, quella casa che ho, insomma. Ma prima, come vi ho già detto, vi ho già parlato 5 minuti così con questo viso, mi vado a sistemare perché voglio approfittarne per andare in una parte, in un posto prima, anche perché finalmente non piove, finalmente c'è il sole e quindi possiamo andare a comandare. Pum, 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 pum. Non so perché mi è tornata a mente sta ranzolaccia, boh. Mi sento di aver, ragazzi. Allora, praticamente da quando sono in Toscana non faccio altro che dirvi mi sento di aver, mi sento di aver. Però davvero, dopo una buona skincare, un super, oh, mi sono pulito, doppia detersione, ho levato tutto lo sporco, tutto lo schifo che avevo in faccia e che non mi ero tolto sbagliando ieri sera. Ora sono tutto così, che bello, lucido, pulito e super idratato. Adoro, mi sento di avere. Ah, e faccio un PS, quando mi si alza, quando alzo il coso e mi si vede qui brillante, non so un caccole. So, è il piercing, ragazzi, che vi ricordo, lo metto dentro quando sono in Toscana per necessità, perché comunque i miei sanno, no, che ce l'ho ormai, è appurato, però non amano vederlo e quindi io me lo metto dentro. Ok, l'unica cosa che posso fare qua in Toscana, così almeno non mi viene neanche a noia, ok? Così non me lo guardo. Ora, vi stavo dicendo prima che voglio andare al Coppone, che è qui vicino casa. Praticamente è una specie di Ipercop, però mi ha detto il mio babbo, non si dice Ipercop, non è Ipercop, lo chiamiamo Coppone. Ma perché voglio andare lì? Perché so che c'è la Media World, ok? Mi ha detto che è cambiato un po' di roba dall'ultima volta che ci siamo andati, però voglio andare lì per fare un giro perché vorrei comprarmi il giochino nuovo della Switch, che è quello di Princess Peach di Super Mario, ok? Voglio vedere se c'è. Certo, Nintendo, scusa, ma l'ha mandata a tutti, potevi mandarla anche a me, dato che io ci gioco all'infinito con la Switch. Vabbè, comunque, io come sempre lo sfighe che se lo deve andare a comprare. Però oh, i soldi ci sono, fortunatamente, e quindi fino a quando ci sono possiamo comprarlo, diciamo sì. Dai. Però Nintendo, o chi per loro. Se volete fare anche una gift collaboration, io la Switch la uso veramente, non come molti, e quindi se mi volete inviare le novità o qualcosina, io ce l'ho. Mi scrivete su Instagram, vi mando l'indirizzo e arriva tutto. Vabbè, raga, oh, è pazzo anche per me, devo iniziare a fare altri contratti. Vedete, oh mamma, com'è bello, da quando ho scoperto il blush, che non è blush perché in realtà questo sarebbe un lip, ok, per le labbra, però da quando lo uso da lì, io amo. Ora, qui è diventato un po' troppo, però il segreto è far così, e far così, poi anche così, e le labbra. Sono un po' più rose, adoro. Possiamo partire, possiamo andare. Andiamo a vedere se c'è questo gioino. Andiamo, raghi, non vedo l'ora. E poi andiamo. Io batto sempre. Sono più abituato. E poi andiamo a vedere la casa. Yeah. Ho tantissime robe da fare, mamma, voglio morire. Vi faccio vedere che ho imparato. Chi è che mi ha suonato? È una vecchia. Ci siamo. Là. E so mettere anche a retromarcia adesso, raga. Andiamo su per giù 7 minuti di macchina. Siamo arrivati. Centro Hop. Centro Hop c'è scritto. Quindi andiamo dritti al Mario World. Se riusciamo a trovarlo. E poi usciamo, ovviamente. Andiamo a vedere. Ricordatevi C8. Abbiamo lasciato la macchina C8.
cambiamo tutto, sì, ragazzi, perché praticamente Media World prima era qui, ma ora non c'è più. In fondo, io sono entrato ovviamente dall'altra parte, ovvio. Cioè, laggiù, spero si possa entrare da qui. Boh, cambiamo tutto, che bello! Vi devo dire che mi avete anche consigliato Zelda, in realtà, uno di questi due, però, boh, rimandiamo. Ah, no, questo! Vabbè, siamo qui per una cosa, ed è questa qua. Bitch. Showtime. Ok, ma non c'è scritto Antosto. Perché? Ah, leggi il prezzo qua. Bode. Bode. Ormai c'ero, mi stavo guardando anche i giochini per la PlayStation 5, perché so che è uscito per la PlayStation anche quello dello zoo, ok? Che costruisce lo zoo, ok? L'unica cosa è che non sa niente, niente, cioè, Jumanji, che me ne frega Jumanji, Gran Turismo, The Last of Us, ce l'ho, Dragon Ball, non c'è, mi sa che lo comprerò a Milano ormai, però c'ero, vabbè, vabbè, però questo ce l'abbiamo, ok? Ma ci sono, però fammi vedere Detective Pikachu, il ritorno. Scopri le origini. Fantastico. 49 euro, costa meno. Vabbè, magari lo prenderemo poi. Spiro. 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 Guardiamo. 39,99 euro. Include 3 giochi. Tre giochi originali rimasterizzati. No, io lo amavo questo. Sai che forse potrei? Vediamo. Ma sto Jumanji quanto offre? Che ganzo sto robo che si può. 39. Anche Jumanji. Lo dei film. Crash ce l'ho. Super Mario ce l'ho. C'ho tutto. Quello it's so time, vabbè, ma prendiamo questo e ciao, non esageriamo. È venuto anche lo schiribizzo di ricomprarmi il MacBook portatile, perché io ho quello lì celestino, però a casa, ma se devo rifare la casa qui con lo studio mi servirebbe un computerino da portarmi dietro, bellino quello fatto così, fatemi vedere un attimo. Ah no, ma è layer. Ah, non costa meno layer. Ci sta. Ora poi controllo, guardo un po' tutto. Preso. Ora possiamo andare via. Subito. Allora, di nuovo, invece del Media World, che l'hanno messo laggiù, ci hanno messo Pull and Bear, Stradivarius. E poi la Tune. Ma ora vi faccio vedere la Tune. Ecco perché il mio babbo ora si è fissato e ha comprato tutto, perché c'ha il negozio direttamente qua. Eccolo qua, vedete? Comunque raga, quel Teddy piccolo costa 19,99 euro, eh? È un po' più grosso di quello che abbiamo trovato nell'uovo di Pasqua. Però ci stiamo. Ovviamente io ho il cervello chissà dove, mi sono perso, non so. Però ora ci siamo, C6, C7, C8, eccola. Ma perché io nella mia mente sto cercando ancora la Matiz, capite? Non mi rendo conto che per qualche giorno questa macchina, la mia golfina. Ora raga, ne voglio approfittare perché il mio babbo ora ha da fare delle cose, deve lavorare e tutto quanto. Andiamo insieme alla casa mia, vi faccio vedere il tour della casa, così almeno non c'è lui e quindi posso parlare sinceramente con voi di tutto quello che vorrei fare alla casa, appunto. E poi aspetto lui e gli dico le stesse cose che praticamente dirò a voi, solo che lui mi dirà sì, ok, questo si può fare, no, questo non si può fare, e poi ve lo ripeterò e ve lo riporterò. Su per giù i prezzi, boh, ne saprà più di me, penso proprio di sì. E poi stasera devo andare dai miei zii, che ho una cena, perché voglio andarli a trovare. Raga, ormai ci siamo, c'è il McDonald's qui vicino, voglio prendere il milkshake, che tra le altre cose è un po' che non lo prendo.
Quindi non so nemmeno se lo fanno ancora, però guardiamo. Ordina qui, guardiamo. Ok, ci siamo. Buonasera, con te. Ciao, e li fate ancora i milkshake? Sì. Ah, ne vorrei uno alla fragola. Poi? E una bottiglietta d'acqua naturale. A posto? Sì, grazie. Ok, puoi venire avanti, grazie. Grazie. Li fanno ancora, che figura. Oh, non so guidare questa macchina. Oh mamma, paghiamo. Ma raga, ma è piccolissimo. Ma lo stanno facendo, l'hanno fatto sempre più piccolo. Sembra una cosa di bambini. Vabbè, comunque. Adesso possiamo andare. Buono. Raga, allora stiamo tornando alla Media World. Perché mi è venuto in mente, allora io devo vedere in questi giorni un mio amico, un mio carissimo amico, il ragazzo con cui mi sono fatto il tatuaggio, quello lì alla caviglia insieme dell'aeroplanino, ok? Ora, siccome lo devo vedere perché in questi giorni è anche il suo compleanno, oltre a quello del mio fratello, l'unica cosa che mi ha detto... Non fa altro che lavorare, sono sempre a lavorare, non ce l'avo più. Il suo giorno libero praticamente non è nemmeno per il suo compleanno, ma è per quando parto, che io devo ritornare a Milano. Allora voglio tornare alla Media World perché so che lui vorrebbe la Switch, ok? Solo che siccome... lo so che gli piace perché quando io l'ho pubblicata su Instagram mi ha detto la voglio anch'io e io ho detto compratela e lui mi ha detto magari c'ho da pagare la macchina e tutto quanto, l'affitto così, costa troppo. Voglio fargli questo regalo anche per farmi perdonare che ultimamente l'ho un po' abbandonato. E quindi ho visto su internet, adesso mi ero fermato un attimo, che dovrebbe esserci disponibile il bundle quello con Wii Sport. E siccome uno che è fissato, diciamo sì, non proprio con lo sport, ma va a correre, va a camminare, queste robe qua, voglio fargli quello. Quindi andiamo, torniamo alla Media World, facciamo la figurina barbina e andiamo a chiedere se ce lo hanno. Ricordatevi ancora, questa volta l'abbiamo messa in C9. Ora, io spero davvero che ce l'hanno, così poi riscrivo il mio amico e dico guarda, bisogna rivederci per forza almeno 5 minuti per festeggiare il tuo compleanno in anticipo, perché sono sicuro che questa sarà una sorpresa che lo farà felice e soprattutto inaspettatissima, perché non si aspetta una cosa del genere da me, soprattutto ultimamente che effettivamente mi devo far perdonare un attimino perché l'ho visto e l'ho sentito pochissimo, ma mi sono concentrato nella mia carriera e basta. Andiamo, corriamo. Così, speriamo che ce l'abbiano. Raghi, fermi tutti. Allora, non c'è quella con il gioco che dicevo io, però c'è questa qua. Nintendo Switch più Minecraft o Everybody Want to Switch. Penso questo. E costa uguale. Però ho visto che di qua c'è anche questa qua, la Switch Lite, che a me piace molto di più, vi devo dire. È un po' più compattina, però boh, non lo so, quanto costa di meno? No, una che costa molto meno, però mi piaceva molto quella rosa, stupenda, super bella, l'amo. Però vabbè, io so che gli piace la Switch normale e quindi prendiamogli la Switch normale. Ho scoperto che non sono tutti uguali perché questa per esempio è OLED. Però raga, ora non esageriamo, prendiamogli questa qua che c'ha già il giochino, che è la stessa che ho io, solo che io ho quella lì di del giochino l'altro, insomma. Boh, vabbè, sì, ce l'ho, questa qua. Ho scelto quella con la carta invece del giochino, perché il giochino non lo so, forse non so se gli può interessare, almeno con la carta poi si sceglie magari quello che vuole, no? Anzi, guardiamo il giochino quanto costa, perché se costa di più
Boh, io ci capisco niente questo. Vediamo, vediamo, poi andiamo via. Fino costa 29,99, quindi risparmierei. Però se io gli do la carta, lui magari poi, iscrivendosi al sito di Nintendo eShop, può prendersi il gioco che vuole alla metà del prezzo, perché usa già questi 25 euro. Questa è la miglior scelta. Uso questo qua. Fatto. Anche se in realtà mi hanno inculé, perché la cartina era venduta a parte, separatamente. Non c'era scritto quello. Vabbè. Loki, allora gli ho già scritto, l'ho convinto, ho detto ma io sto male. Senti, 5 minuti mi bastano, dobbiamo vederci. Domani ci vediamo, quindi domani gli darò il suo regalo di compleanno anticipé. Ora basta, andiamo veramente a casa, e per casa intendo casa quella nuova da ristrutturare. Eccoci qua, raghi. Ok, allora, questa... Oh, ma che è successo? Questa dovrebbe essere la casa, ok? Che voglio rifare tutta, completamente, perché c'è, dobbiamo sfruttarla in qualche modo. Allora, è abbastanza grande, innanzitutto, parlando anche con mio babbo, bisognerebbe rifare tutti gli infissi e li vorrei bianchi, assolutamente. Poi, ci sarebbe da rifare anche questa cucinaccia brutta. Non fanno neanche la luce? Ah, ok, cioè, decchista questa. Via, via tutto, togli tutto. Mi ha detto il mio babbo che questo addirittura è del 1960. Cioè, boh, tardone proprio. Si toglie tutto e vorrei rifarci tutta una cucina che ci viene anche super, super grossa, tra le altre cose. Ora non so se questo si può buttare giù oppure no, però vediamo, perché di qua, a questo punto, metterei il tavolo più in qua. Voi togliete tutto, tutta questa roba non ci deve essere, fate finta che è tutto vuoto. Il parquet al posto di tutte queste robe qui del pavimento, e a questo punto poi metterei un tavolo qui, il divano lì, una televisione lì, forse. Boh, vediamo. Comunque qui sarebbe più una cosa salottina, salottino. Boh, sì, mi piacerebbe. Ma la cosa che voglio rifare assolutissimamente è quest'altra stanza, raga, perché voglio far trasformare questa stanza, che adesso è pieno di robe inutili, la voglio trasformare nella mia stanza video, ok? Anche perché, raga, una volta che ci si fa l'infissi alle finestre bianca, ok? Si ritinteggia tutto, si toglie questo pavimento bruttissimo e ci si mette ancora il parquet riscaldato. Qui abbiamo una super parete, super bianca, dove magari ci posso mettere anche un green screen, delle robe così a caso, tutta la mia seduta, le luci che ci posso mettere di qua, mentre di qua, che la stanza comunque è super grande, potrei metterci una scrivania con il computer per editare, per montare, e poi vediamo. Comunque questa doveva essere, l'ho pensata come la stanza di vita alla mia postazione video. Poi qui c'è un mega, 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 mega corridoio, e poi ci sono altre stanze, capite? È per quello che io dico, è troppo grande, dobbiamo asserbarla, dobbiamo farci qualcosa. Per esempio, questa sarebbe una stanza da letto, si toglie tutto, si rifà tutto, infissi rifatti, questo coso bruttissimo rifatto tutto, e potrebbe venirci su per giù una stanza dove ci posso dormire quando vengo giù in Toscana, invece di andare da mio padre, perché io vi ripeto, amo venire giù in Toscana, però ormai sono abituato a stare da solo, ho bisogno dei miei spazi. E quindi, una volta rifatta tutta, questa potrebbe essere una specie di prima stanza. Poi qua c'è un ripostiglio e ci posso mettere magari i vari pacchi, le varie cose che non uso. E poi di qua c'è una seconda stanza, raga, così, ok? E di cosa me ne faccio? Oddio, aspetta, forse qua ci posso fare la stanza per i video.
Però vabbè, la mia immaginazione, una volta rifatta tutta, una volta buttato via tutto, questa roba, questa ambaradam, in una delle tre stanze farci la cabina armadio, o meglio, la stanza armadio, perché ho così tanti vestiti che li potrei rimettere tutti qua. Potrebbe essere una mega soluzione. E poi di qua c'è il bagno, che effettivamente è stato rifatto da poco, perché si vede che è praticamente nuovo, ma voglio rifare tutto anche questo, vediamo. Però, insomma, l'importante è che funzioni. Questo sarà l'ultimissimo roba da fare, secondo me. Molto più mi vorrei concentrare non solo sulla prima stanza da camera da letto per dormirci, bisogna anche rifare una specie di riscaldamento, secondo me, perché c'è un freddo qui, forse non funziona più. Però, non lo so, io qua vi ricordo che ci ho portato all'epoca milioni di vestiti. Oh mamma raga, questi sono tutti i miei vestiti che non mi metto, vecchissimi, ma di quando andavo al liceo. Oh mamma, le giacche. No vabbè, morto, morto. E poi anche tutto qua, mi sa, ora qui no, però qua, ma. Oh mamma, la maglietta del Burger King. No raga, vi devo far vedere tutto. Cioè, vedi? E poi milioni di magliette a mezze mani. Questa era bellissima. I want to be rich and thin. Era stupenda. Ma quanta roba. Vabbè, tutte magliette un po' così. Fast fashion. Quando mi piaceva. E poi anche di qua ci dovrebbe essere qualcosa. No, di qua no. Ok, roba di nonna. Però insomma. Oh, io ce la vedo, una nuova casa così d'appoggio, anche perché, oh, ce l'ho da tutti questi anni. Tra l'altro, non viene sfruttata come dovrebbe. Ho pensato, perché non unire l'utile al dilettevole, dato che voi avete saputo, che vi ho detto negli ultimi vlog, che, boh, avevo una mezza idea di ritornare qua, no, così. Però facendo così, io ho già una casa, che è questa qua. La risistemo tutta, rimango a Milano, ma avendo comunque un appoggio mio, sapendo di avere anche tutta l'ambaradan per fare i video, posso starci di più qua giù in Toscana. Ok? Perché qua ci vengo a fare i video. Devo vedere il rimbombo, perché probabilmente quella di là funziona meglio. Però sì, io ce lo vedo già. Voglio tutto sul bianco, eh. Tonalità bianche, grigie massimo, perché voglio la pelle perfetta per i video. Però sì, perché oh, è perfetta. Muro, o se no al massimo di qua, muro. No, mi sembra mi piace di più lì, tipo. Tutte le luci, la luce dietro, una porta, sì, una porta, una seggiola. Tutto, scrivania di qua, computer, varie cose, perfetto. Io direi di sì. Sì. Bisogna cambiare tutte le luci, tutti i lampadari, tutti gli infissi, ricambiare tutta la porta, questa roba. Tutta, via, via, via. Anche perché poi è enorme. E poi chissà, magari in un futuro potrei anche venire qua. La cucina mi fa schifo. La cucina però, raga, oh, verrebbe enorme, eh. Metti caso, anche soltanto tipo tutto questo pezzo qua e tutto questo pezzo qua, fino a qua. Qua ci posso mettere il tavolo, così da avere poi di qua tutto libero, tipo un mega divanone, quello con la cosa per i piedi, mega robo. Ci potrebbe stare, anche perché poi lì c'è il terrazzo. Ok, sì. Questo è il tour della casa che vorrei, ok, tra quelle che ho, insomma, per sfruttarla al meglio, per cambiarla tutta e per rinnovarla. E soprattutto, sì, posso stare di più qua, ripeto. Ci sta, raga, mi piace molto. Ci sta come idea, io me la immagino già qua dentro, nella testa.
So che è difficile da immaginare come la immagino io, ma provateci. Tutto via, tutto rifatto. E babbo è d'accordo, ha detto: in realtà ci stavo pensando anch'io da un po', te lo volevo dire. Ho detto: vedi, siamo mentali. La prima cosa da fa è rifà tutte le finestre, le porte finestre, tutto. Quindi, piano piano, ci metteremo. Tra quanti anni sarà pronta, secondo voi? Mai. Allora, raga, che è successo? Ma ha detto mio papà si può fare, ok? Non siamo molto d'accordo su cosa possiamo fare, anzi su cosa vogliamo fare, perché io vorrei risistemare anche tutto il pavimento, ma da qualsiasi parte, anche dove c'erano quelle mattonelle un po' bruttine, però comunque abbastanza nuove. Lui invece vorrebbe sistemare il pavimento solo nelle stanze dove è proprio vecchio, 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 e lasciare quello, per esempio, nel corridoio. Bisogna però fare, per prima cosa, come vi ho già detto, gli infissi tutti, e sono, e già lì partiranno un po' di soldi, molti soldi, perché quelle finestre, l'unica casa con 800 finestre a tre ante, ce l'ho io. Ok, rifalle tutte, costano un pochino, però la mia idea di quella di risistemarla, ristrutturarla, farla tutta a modo, nel senso, falla una casa dove ci posso andare a sta anch'io, no? Quando torno, o comunque per starci un po' di più, ci sta. Gli piace anche l'idea dello studio con i video e tutto quanto, e quindi gli ho dato il via libera. Gli ho detto: guarda, vai a chiedere, facciamo un attimo un preventivo, se tanto hai tutte le conoscenze tra muratori, robe varie, commercialisti e varie robe, quello che serve fai, dimmi quanto c'è da pagare e poi vediamo. Piano piano facciamo tutti, tutto, però la prima cosa da rifare le finestre e tutto quanto. È d'accordo anche con il fatto che le voglio bianche, voglio tutto bianco. La cosa in cui siamo in disaccordo sono le porte così, perché lì sono abbastanza basse, ok? Sono più basse di quello secondo me. Io le vorrei alzare. Lui mi ha detto: è un lavoro inutile, raga. Sì, raga, mi ha detto. Spendi soldi, ok, si può fare, però, cioè, non serve a nulla, a meno che non ti devi abbassare, ma non ti devi abbassare. Sono comunque 2 metri. Boh, non lo so. Vabbè, comunque. Possiamo iniziare questi benedetti lavori anche per la casa nuova. E quindi sì, questa mia vacanza, tra virgolette, in Toscana adesso ha avuto il suo senso. Nel senso, adesso sapete perché ci sto più giorni rispetto al normale. E per via della macchina, per via della casa, per via che devo fare il giro per vedere comunque un po' tutti. Però sì, molto soddisfacente, molto carino, inizia finalmente la ristrutturazione di casa che voglio ovviamente seguire con i miei occhi, quindi probabilmente ho già pensato che mi porterà a venire più spesso in Toscana rispetto al Natale e alla Pasqua e al mio compleanno forse. Quindi sì, anche perché voglio. Cioè, voglio mettergli un po' di pepe, no? Con lavori, non voglio che sia pronta tra 3 anni, ma voglio comunque che sia pronta il prima possibile. Ovviamente il suo tempo ce lo metterà, però con me lì presente, a che punto siamo? Ci si muove? Oh, un vi pago? Tutto sì, faccio vedere. Se una volta iniziati i lavori, chi starà al telefono a guardare i miei video e chi lavorerà veramente. Comunque, sono molto molto contento. Ora devo fare la doccia, mi devo preparare perché devo andare dagli altri miei zii e si cena insieme. Gli ho detto: non voglio nulla di non state a fare nulla, boh, prenderemo la pizza ancora o un piatto di pasta, va benissimo. Fatto sta che però per oggi è tutto, il video finisce qua perché il fulcro ultimo di oggi era quello di farvi vedere, di dirvi, di svelarvi la cosa della casa, no? Poi vabbè, c'è stato anche tutto il resto, tutta l'altra cosa, però ecco. Che io compro le ose e poi le lascio lì. Fatemi vedere il gioino. Bellino, non vedo l'ora di giocarci. Ah, mi sembra un po' inutile adesso iniziarci a giocare perché comunque ho già visto tutti i video di gameplay qua su YouTube di persone che ci giocavano. Però, dai, carino, stasera quando tornerò ci inizierò a giocare anche perché tanto
L'ho portata, raga, l'ho portata apposta. Mi è dispiaciuto non trovare Planet Zoo per la PlayStation 5, ma tanto la PlayStation ce l'ho su a Milano. Lo compreremo una volta tornati su. Quindi, ragazzi, ragazze, ragazzo, per oggi, anche per oggi, il vlog termina qua. Mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto, se vi piace questa idea, insomma, così. Mia nonna già pensa che io faccia tutto per tornare qui a vivere e quindi è già in un brodo di giuggiole, ma in realtà gli ho detto: no, non ci sperare. Io voglio la base a Milano, almeno ancora per qualche anno. Questa è la casa che va usata, insomma. Però. No, però va la capilla ancora. Pensa che sia una sorpresa, ma in realtà no, nonna. Se mai tu dovessi vedere questo video, no, non torno in Toscana a vivere, almeno per il momento. Anyway, per oggi è tutto. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Andatemi a seguire sugli altri social. Grazie mille a tutti per farmi compagnia anche qui in Toscana. Ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!